Tra l'altro mi sembra che il capitale sociale è ancora fermo a 10.000 euro della quantità rinnovabili, quindi probabilmente una volta ottenuta l'autorizzazione a costruire questo progetto sarà venduto e non sappiamo a chi. Ora, se tutto l'apparato tecnico è pronto, passerei la parola a Giampiero Baldi, presidente del comitato Biambiente di Tarquinia, anche loro un gruppo di cittadini impegnati contro la costruzione di una biogas, mi sembra, a Tarquinia. Elevato, nonché membro del un medico dell'ISDE, che è questa associazione internazionale di medici per l'ambiente, attiva da svariati decenni in tutto il mondo, e lui è un rappresentante della sezione italiana. Passerei la parola a lui, che illustrerà appunto le conseguenze di una centrale del genere sia sull'ambiente che soprattutto sulla salute umana. Buonasera a tutti, intanto ringrazio dell'invito, devo fare i complimenti a voi altri, comitati, locali, eccetera, perché combattere così strenuamente una centrale di questa portata, 20 megawatt, è veramente combattere contro un mostro enorme. Noi stiamo lottando da pochi mesi, ci siamo costituiti come associazione del bioambiente, lottando contro una centrale minuscola in confronto da un megawatt scarso, 9,99, poi hanno sempre superato in altro discorso, però veramente faccio i complimenti perché vedo che siete molto uniti, molto preparati. E detto questo, io ho dato un piccolo titolo un po' ironico a questa chiacchierata che faremo insieme, in parte sarà un po' noiosa, in parte forse più serie, realizziamola più presto, noiosa nei dati tecnici magari, ma spero di no. Quindi le biomasse della salute cippata, il caso di Pontinia, sì, l'ISDE è l'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, noi diciamo tante cose, spesso veniamo critica, volevo fare questa premessa perché è d'obbligo, scusate un attimo, noi spesso siamo diciamo, un po' attaccati da tutti i quotidiani imprenditoriali, così li chiamo io, giornali, giornaletti e giornaloni che scrivono contro noi medici ISDE continuamente, perché noi a dire il nostro cerchiamo di dare informazione sempre supportata però dalla scienza, e quindi diciamo, andiamo avanti senza preoccuparci più di tanto di quello che scrivono su di noi questi imprenditori. E chiaramente abbiamo la finalità di salvaguardare la salute dell'ambiente, in primis prima quella del cittadino, perché bisogna avere un ambiente sano per poter vivere al meglio. Questa diapositiva un po' raffigura e rappresenta il tutto di una realizzazione di una centrale, spero mai, diciamo di 20 megawatt di potenza energetica, che poi l'unica cosa buona forse è la produzione di energia, ma tutto il resto è negativo, lo vedremo adesso insieme. Si vedono tante tonnellate, un po' di tutto, di più, di gasolio, cioè di gasolio bruciato per l'approvvigionamento combustibile per portare il legname. L'unica cosa bella forse che c'è scritto qui, aria, acqua, eccetera, però negativamente perché vengono consumati, bruciati, eccetera. Quanto diceva prima l'altro relatore sull'acqua, sono concorde pienamente. L'unica cosa da aggiungere è che poi quest'acqua deve essere filtrata, è acqua sempre ricca comunque di inquinanti di ogni genere, non so se leggete la diapositiva, ci sono inquinanti veramente pericolosi anche nell'acqua di depurazione. È previsto comunque che ci siano anche delle discariche per rifiuti speciali, rifiuti nocivi, e comunque una centrale del genere andrebbe a produrre oltre che energia anche dei rifiuti, cioè le ceneri, che poi vedremo meglio dal legname. Opa, scusate. Ci sono degli assunti, cioè dei dati di fatto, dei postulati che dobbiamo smontare, cioè c'è bisogno di produrre energia, sempre più energia, e dopo vedremo che invece ciò non è vero, più che altro dovremmo cercare di risparmiare energia. E il secondo è che l'emergenza più grave è l'effetto serra, questo in parte è vero, però le energie rinnovabili sono la giusta soluzione, questo in parte è sbagliato perché poi bisogna vedere quali sono veramente le energie rinnovabili, non sicuramente quelle da biomasse e da biogas. Per quanto riguarda la società civile, chiaramente ha due esigenze primarie, prima di tutto scegliere tra le energie rinnovabili quelle migliori, noi siamo più per l'eolico e per il solare,
chiaramente uno sviluppo della società, c'è un fabbisogno che cresce dell'energia, però noi proponiamo questi due tipi di energie rinnovabili. Ma soprattutto il secondo fatto importante è il controllo delle emissioni di gas serra, in particolare l'anidride carbonica. L'anidride carbonica che è sempre un po' sottovalutata e sottostimata, e invece è importantissima perché vediamo, come già è stato accennato anche prima, dell'equilibrio effetto neutro tra produzione e disintossicazione del polmone verde della terra da parte degli alberi. Ci sono invece altre emergenze, cioè ci sono delle specie animali e vegetali che si stanno estinguendo e questo nessuno ne parla, parliamo un attimo a favore dell'ambiente, l'accumulo di sostanze organiche tossiche che stanno diventando sempre più persistente nell'aria, acqua e terreno, derivanti sempre da combustioni oppure da sintesi chimiche, patologie conseguenti quindi negli esseri umani, negli esseri viventi e un danno anche nell'assetto genetico causato dall'inquinamento, chiaramente un danno genetico poi si trasmette nelle generazioni successive. La saturazione dei meccanismi di detossificazione naturale, quello che abbiamo detto poc'anzi, quindi da parte del polmone verde degli alberi della terra. C'è tutta una serie quindi di bioballe, cioè intanto di bio non c'è nulla in questo tipo di centrali, biogas, biomassa, ma bio di che cosa? Non esiste, la giustificazione del bio non esiste nessuna asserzione di questo genere. Il termine bio viene utilizzato solamente per confondere il cittadino che si tratti di qualcosa di buono, perché per esempio per il biogas si parla di biogas che poi è metano. Non esiste un metano 1, metano 2, cioè è metano e basta. Biodigestore sono questi silos dove vengono messi i rifiuti, bioindicatore, tutto il termine bio per confonderci. Comunque, per quanto riguarda il legname, perché qui ci interessa questo tipo di progetto, il legname chiaramente è un materiale naturale, rinnovabile, ma rinnovabile in parte, lo dico perché. Chiaramente è un buon combustibile, bruciando rilascia in atmosfera la stessa quantità di anidride carbonica che ha catturato crescendo, pareggiando così la bilancia delle emissioni. Ma non è vero questo, adesso vediamo anche il perché. Quindi questa neutralità dell'anidride carbonica prodotta non è vera, perché nel processo di produzione del pellet o del cippato che sia dal legname ci sono diverse operazioni, quindi triturazione, trasformazione, impasta, pressurizzazione, che prevedono l'utilizzo di macchinari che richiedono energia ma soprattutto che emettono dagli scarichi anidride carbonica. Poi va aggiunto anche il trasporto da parte di nave o TIR che siano, e quindi in tutto si parla di 2 tonnellate di anidride carbonica per fornire 1 megawatt di elettricità, e quindi non è vero che ci sono 0 emissioni. Quindi tutto ciò, adesso sorvoliamo un attimo, questo sarebbe un po' la grande truffa del biomasse, un po' spalleggiata anche dalle normative europee, dalle incentivazioni, cioè parliamoci chiari, chiaro che se non ci fossero le incentivazioni statali, europee che siano, questo tipo di centrali non le costruirebbe nessuno. Kyoto dice che cosa c'entra, che cos'è? È un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale, che è vero che è nato nel 97, ma poi è ufficialmente entrato in vigore quando ha accettato anche la Russia nel 2005. I giorni di Kyoto sono famosi. L'Agenzia Europea però ci dice, quindi addio Kyoto, che per l'ambiente la supposizione della combustione biomasse forse diverse neve dal punto di vista dell'emissione di anidride carbonica è errata, cioè se ne è accorto anche l'Unione Europea. Altrettanto, dall'Università di Princeton, degli studiosi hanno calcolato che se vengono usati alberi interi per produrre energia, quindi della combustione, come spesso accade, nel giro di 20 anni l'emissione di CO2 rispetto al carbone, che è il combustibile ritenuto attualmente più inquinante, ma pure questo non è vero, aumenterebbero del 79% e del 49% in 40 anni, questo è un dato impressionante. La riduzione ottenuta quando arriverebbero a maturità gli alberi piantati arriverebbero troppo tardi, quindi questo concetto di rinnovabile, energia rinnovabile è scorretto, cioè non facciamo in tempo a far crescere gli alberi per poterli poi bruciare. Il cippato penso lo sapete tutti che cos'è, cioè la triturazione del legno eccetera,
quindi una biomassa lignocellulosica. Ci sono poi le costi energetici e di produzione di CO2 dal procedimento della cippatura stessa, dal trasporto terrestre, quindi delle piccole percentuali, ma soprattutto dal trasporto con cargo navale, che non vanno trascurate, cioè tanto produco energia però ne consumo anche, quindi in genere il cippato viene più importato, perché il cippato comprato e prodotto in Italia costa 80 euro a tonnellata, mentre quello che viene dall'estero in genere con 40 euro ci se la cava, così dice a Roma, per trasportare questa legna si avvale chiaramente dell'uso di navi oppure tir. E quindi gli impianti, dobbiamo ricordare che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomassa o biogas sono caratterizzati per quanto riguarda la produzione di ossidi di azoto molto tossici, in particolare fine, sono i micropolveri, quindi il PM10, da fattori di emissioni spesso più elevati rispetto a quelli relativi ai combustibili fossili, cioè al carbone, che normalmente sono ancora più utilizzati. Quindi da una parte dovremmo potenziare teoricamente l'uso di energie rinnovabili, dall'altro dobbiamo cercare di contenere le emissioni nell'atmosfera, quindi diventa un guaio. Questa diapositiva fa vedere solamente nella colonnina di destra che una centrale a legna in sostanza produce molto più inquinamento rispetto a altri tipi di motori a gas naturale o biogas, però sono tutti altamente inquinanti. C'è una normativa europea e adesso anche vari TAR regionali se ne avvalgono, che se l'aria in un certo territorio già altamente inquinato sta ai limiti del forte inquinamento, teoricamente in base a questa normativa europea non bisognerebbe dare autorizzazioni alla realizzazione di altri impianti inquinanti o ritenuti tali. In effetti si tende ancora a sgattaiolare, a non valutare al completo gli effetti cumulativi. È come dire, ho la possibilità di costruire su un ettaro di terreno una casa, ma la casa la costruisco una lui, non è più una casa su un ettaro, diventano 10-100 case. E la stessa cosa succede a livello progettuale e a livello poi di autorizzazioni, che non si vanno a calcolare o si fa finta di non accorgersi degli effetti cumulativi e quindi vengono ignorati per questo tipo di industria, perché c'è sempre una biospeculazione. Questa volta il bio ce la portiamo anche ci. E ci sono anche delle sentenze eccetera che imporrebbero, diciamo così, al legislatore nazionale e regionale di tener conto di certi criteri, di certe direttive europee che in sostanza bisogna tener conto di questo, sì delle dimensioni del progetto, sì del cumulo con altri progetti sempre sullo stesso territorio e l'utilizzo poi di quali risorse naturali, perché poi anche qui gli inquinanti diventano parzialmente diversi a secondo della risorsa naturale sfruttata per la combustione, e poi calcolare anche nella fase di autorizzativa la produzione di rifiuti. Ad esempio con questo tipo centrale siamo una grandissima quantità di tonnellate di ceneri, che ci faremo poi con queste ceneri, quindi o vengono, si ipotizza che vengono anche immesse negli impianti biogas, perché tanto gli servono come peso di rifiuto per poter prendere gli incentivi, o altrimenti verranno dedicati al materiale edilizio, vedremo poi che anche questo è rischioso. E poi chiaramente l'inquinamento, disturbi ambientali, questa è una delle prime cose più preoccupanti da valutare, e il rischio di incidenti, perché gli incidenti ci sono, non se ne parla quasi mai, e chiaramente sarebbe meglio evitarli, ma non è possibile, e quando succedono sono delle vere e proprie catastrofi ambientali. E non sono pochi, in tutta Europa ci sono tantissimi incidenti e anche in Italia. Della localizzazione dei progetti chiaramente bisognerebbe studiare bene l'area geografica, vedere le capacità di carico dell'ambiente già naturale, particolare attenzione a certe zone, cioè soprattutto quelle a forte densità demografica. In effetti una centrale comunque di questo genere, tutta questa energia poi non è che la vada a produrre, ecco perché 20 megawatt, cioè deve essere enorme per poter soddisfare certe richieste di produzione energetica, e poi se no si guadagna poco. Quello che viene prodotto maggiormente è l'energia termica,
però se ci andiamo a pensare, se Energia Termica non gli serve a nulla, viene dismessa andando a creare un altro, andando a dare un altro cazzotto al microclima. Ecco perché poi le stagioni non sono più quelle, ecco perché poi ci sono le catastrofi naturali. Non solo per questo, ma è un fattore importante. Quindi dell'energia prodotta la massima parte, la parte preponderante è termica, che viene poi dissipata nell'ambiente. Questo aumento di consumo di legname comunque sta crescendo in tutto il mondo e anche in Europa, e nel prossimo futuro la capacità produttiva potrebbe diminuire, cioè non riusciremo più a avere gli alberi da piantare in tempo utile se andiamo avanti così. E quindi, come ho scritto qua, ci stiamo fumando i nostri alberi, ci stiamo fumando il polmone verde del nostro pianeta. Questo chiaramente fa vedere che in questi ultimi anni, grazie agli incentivi, il consumo di legname è in impennata. Scusate. La combustione, in questo caso del legno, che più ci interessa per voi altri, produce migliaia di prodotti chimici e questi dipendono in parte anche da funzione di temperatura, stato di combustione, pirolisi, eccetera. Comunque, anche in caso di una combustione perfetta, ci sono sempre degli inquinanti. Inquinanti che si dividono in vari tipi, con inquinanti volatili, inquinanti metalli pesanti, delle polveri sottili che sono tremende, lo vedremo dopo, composti di idrocarburi policiclici aromatici che chiameremo IPA, e poi diossine, benzopirene, furani, eccetera. Questa tabellina la vediamo in maniera un po' superficiale, perché tanto tutti questi inquinanti che ho appena nominato, che qui sono rappresentati in parte in sigle, sono tutti cancerogenetici, soprattutto sul polmone ma anche sulla vescica, un po' come il fumo di sigaretta. Nessuno sa che il primo fattore procancerogeno per il tumore della vescica è il fumo di sigaretta, tutti sanno solo del polmone, e la stessa cosa avviene anche per qualsiasi tipo di combustione. Quindi i metalli pesanti si accumulano anche nell'ambiente, perché è divisa in due parti questa, anzi in tre parti, c'è il nome dell'inquinante, c'è la ripercussione sulla salute umana e su quella ambientale. Chiaramente questi inquinanti un po' li respiriamo, un po' si depositano sui terreni, un po' vanno nelle acque, quelli che vanno nell'aria girano, volano, ricadono sul terreno, poi si rialzano, soprattutto ai microfoni, fino a che non ce li respiriamo, così non ci sono più. E questo è un altro gruppo sempre di inquinanti, non ve li leggo, insomma, le sigle, perché penso che più o meno sono abbastanza pesanti da dire, insomma. Sono gli idrocarburi policiclici, eccetera, eccetera, gli ossidi, i metalli pesanti, le diossine, ecco, vabbè, composti organici volatili sorvoliamo, se no diventa pesante. La proteina invece è la più importante, il derivato inquinante della combustione della cellulosa, è l'irritante più potente, quello che ci fa piangere quando ci mettiamo davanti al fumo anche del barbecue. Poi parliamo delle polveri sottili, le accenniamo, ma sono le più importanti in assoluto come inquinante e come fattore tossico. Hanno dei diametri piccolissimi dell'ordine dei micron, considerando che un capello, la sezione di un capello umano va dai 50-70 micron, un micron è un milionesimo di un metro, che è più fine il granello di sabbia, circa 90 micron. Qui abbiamo delle polveri dette sottili che hanno un PM di 2,5. Oppure PM10, e poi dopo vedremo anche le polveri ultra sottili. Comunque, come ho detto, queste particelle prodotte sempre dalla combustione restano sospese nell'aria anche per giorni e giorni, e arrivano a decine e decine di chilometri di distanza e riescono a penetrare dentro di noi con la respirazione, con l'inalazione, giunte nella cavità polmonare, vengono assorbite nel sangue, entrando nel torrente circolatorio possono arrivare ovunque. Ecco perché la molteplicità di possibilità di insorgenza tumorale praticamente in quasi tutti gli organi, soprattutto polmone, vescica, fegato e linfonodi, eccetera, eccetera, per quanto riguarda la patologia tumorale. E addirittura le polveri ultrasottili, dette anche nanoparticelle, che sono dette PM01, riescono ad entrare nel nucleo delle cellule. Che vuol dire questo? A parte il rischio procancerogeno, entrando nel nucleo delle cellule vanno a prendere a schiaffi la centralina della cellula, quindi
Questo comporta un rischio poi di malformazioni fetali, di aborti spontanei sulle generazioni successive. Questa è la raffigurazione della volatilità di queste particelle. E qui solamente da vedere, se vogliamo, la produzione in tonnellate all'anno di una centrale di questo tipo, di questo progetto, dell'ossidi di azoto, del monossido di carbonio, polveri totali, sottili, ultrasottili, eccetera, dei composti organici totali, dell'ammoniaca, degli ossidi di zolfo. Come vedete, si parla di tonnellate. In effetti, se prendiamo gli ossidi di azoto, che sono molto tossici, 14 tonnellate all'anno vengono prodotte con una funzione di 8500 ore, cioè di funzionalità di una centrale all'anno, corrisponderebbero all'inquinamento di 32.000 auto accese per i giorni interi a velocità di 20 km. Questi sono degli studi, insomma, statistici fatti. Chiaramente gli ossidi di azoto sono precursori di polveri fini secondari, cioè questi inquinanti volatili si possono abbinare fra loro nell'aria, nell'atmosfera, e diventare cosiddetto da particolato primario, così si chiama, diventano particolato secondario, oppure diventare, essere precursori dell'ozono sotto i raggi ultravioletti d'estate. Lasciamo perdere il carbonio organico totale, insomma, sono notizie tecniche. Ecco, questa è la mia città nativa, Civita Vecchia. L'ho messa come immagine, la centrale dell'Enel, la centrale a carbone. Non io, perché sono più giovane, ma i miei colleghi ISDE, che hanno combattuto per decenni il carbone, chiaramente 20 anni fa gli veniva risposto che dicevano che erano degli allarmisti. Ma dove ci sta conducendo questo inquinamento ambientale? Metterò qualche diapositiva su Civita Vecchia, perché tanto tutto il mondo è il paese, l'inquinamento e combustione vale un po' per tutto, quindi anche la regione Lazio si è accorta che questa cittadina aveva qualcosa che non andava nel territorio limitrofo anche, e quindi per questo grave inquinamento è stato sottoposto a degli studi epidemiologici di tipo analitico, cioè degli studi retrospettivi per vedere l'incidenza e la prevalenza. L'incidenza sono i nuovi casi, la prevalenza sono i casi totali di malattie o mortalità per certi tipi di patologie in un certo territorio. E oggi come oggi abbiamo una mole di dati enorme grazie a questi studi concessi dalla Regione Lazio. Partendo dal 97 al 2004 si è visto un aumento della mortalità per cancro polmonare e pleura e casi di asma infantile e insufficienza. Sono tutte cose pubblicate, non so se vedete sotto, sulle liste scientifiche, quindi stiamo dicendo il vero. Nel 96-2008 si è visto che tra gli uomini maggior frequenza di ospedalizzazione per patologie polmonari croniche, perché chiaramente la ripercussione di questi inquinanti derivati dalla combustione non è che sono solo patologie tumorali, ma sono anche patologie altamente invalidanti, perché il vivere con una bombola d'ossigeno sempre attaccata non è gradevole. Comunque, per quanto riguarda le patologie tumorali, c'è stato un eccesso di mortalità, sempre in particolare per tumore polmonare, pleura e tessuto linfo poliedrico, vuol dire leucemia o linfomi, mentre nella donna il primariato era per il tumore della mammella. In questo quinquennio finale di studi 2006-2010 si è visto che la mortalità per tutte le cause naturali, cioè non traumatiche, ma soprattutto per i tumori maligni, era in eccesso del 10% rispetto a una medesima popolazione residente nel Lazio nello stesso periodo. Un più 10% di un territorio è un disastro enorme, perché quando c'è un più 0,5% si va in allarmismo, più 10% non ha creato disturbo alcuno a nessuno, proprio perché dietro tutto ciò c'è sempre, chiaramente, dico io, la politica, gli interessi, le speculazioni. Comunque noi ci stiamo dando da fare e stiamo tornando all'attacco anche contro la centrale a carbone. Tra l'altro c'è stato anche un aumento significativo della mortalità per infezioni, soprattutto per i polmoni, sempre dati pubblicati scientificamente.
E qui abbiamo addirittura uno studio europeo che è stato appena pubblicato, che mette in evidenza che l'inquinamento dell'aria aumenta il rischio di ammalarsi di polmonite. Cioè, beh, sembra facile intuirlo, però deve essere anche dimostrato. Gli studi chiaramente sono studi di anni, con casi, con rapporti caso controllo, per autenticare e dargli veridicità. Tutto ciò ha creato nel corso di questi anni, perché le persone ormai si informano, internet, eccetera, una grossa sfiducia da parte dei cittadini, giustamente, che vuol dire che i cittadini non si fidano più dei controlli ufficiali, cosiddetto biomonitoraggio delle centraline di monitoraggio. È una realtà italiana questa, questo patto di fiducia con le istituzioni è andato a scadere proprio per questa crisi ambientale sempre più incipiente. Quindi i cittadini da solo cercano di capire che cosa stia succedendo intorno a loro. E in effetti queste Firenze, gli abitanti, per fare qualche esempio, gli abitanti hanno installato una centralina di rilevazione tutta a spese loro e pubblicano i dati sulla qualità dell'aria ancora prima di quelli pubblicati del DARPA, no? Dell'ente pubblico dedicato a questo. E questo è Torino, addirittura a Torino i cittadini si sono finanziati un biomonitoraggio indipendente prima dell'avvio di un nuovo inceneritore che vogliono costruire. Biomonitoraggio vuol dire che i cittadini vanno in un centro dedicato a donare il sangue per le analisi, a donare i capelli, eccetera, tutto volontariamente. La stessa cosa in provincia di Cagliari a Sarco, dove qui hanno istituito una biblioteca pubblica dove si custodiscono i campioni per fare i confronti poi con i campioni del futuro. E questo è The Lancet Oncology, un giornale internazionale scientifico. E questa agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha detto poco tempo fa, che è relazionato, più che detto, che l'inquinamento dell'aria è una delle cause più importanti del cancro. Sempre cose che sembrano superficiali da dire, ma che vanno poi comprovate scientificamente, e ciò è stato comprovato. Queste sono immagini di microscopio elettronico per quanto riguarda le polveri, che dicevamo prima, le polveri fini, che sono le più importanti dal punto di vista della tossicità degli inquinanti presenti nell'aria che respiriamo. E è stato valutato singolarmente e dichiarato carcinogeno appartenente al gruppo primo, se per il gruppo peggiore, le polveri fini PM2.5, così si chiama. La Terna invece è una società, un grande operatore, costruttrice anche della rete nazionale di alta tensione, con oltre 63.000 km di linee, è il primo operatore indipendente in Europa e il sesto al mondo, quindi è un ente a cui si può dare molta fiducia e che ci dice, in sostanza, che consultando i dati di Terna, che l'Italia dal punto energetico è tecnicamente autosufficiente. Importantissimo, che vuol dire? Vuol dire che non abbiamo bisogno di creare ulteriori industrie di nessun tipo per produrre energia elettrica, e ci dice soprattutto che noi in Italia produciamo 120 gigawatt, se dico bene, a parte l'unità di misura, produciamo 120 gigawatt contro la richiesta massima storica, cioè che c'è stata nel tempo in questi ultimi decenni, di 56,8, cioè di circa la metà di quello che produciamo. Questo è qualcosa che fa pensare molto, perché costruire altre centrali biogas e biomasse quando abbiamo il doppio di produzione dell'energia del consumo previsto, anche più del doppio, perché quello è stato un massimo storico nell'estate del 2007, lì non si legge in basso perché devo dire è fatta male, ma insomma nel 2007 c'è stato il massimo consumo storico. Quindi, ecco, la potenza totale 120 contro la richiesta storica diciamo di 60. Allora, anche Passera del passato governo Tremonti ha detto le stesse cose identiche a quello che ha pubblicato Terra.
cioè che noi abbiamo una produzione di 120 gigawatt e che nel breve termine non vediamo la necessità di sviluppare la capacità produttiva. Questo fa pensare a che cosa? Che tutte queste centrali sono fonte di solamente la biospeculazione. Però qualcuno potrebbe dire, allora l'interscambio, il commercio di corrente elettrica tra Italia e Francia, che vuol dire? Vuol dire solamente che pure qui è un discorso di mercato, cioè noi in Italia speggiamo delle centrali, la funzione di alcune centrali di notte, perché di notte in Francia la corrente costa di meno, quindi la compriamo, di giorno gliela rivendiamo, di notte la compriamo, è solamente un discorso commerciale. Ma non abbiamo bisogno di costruire, lo ripeto, lo ribadisco, di non costruire nessun altro tipo di centrale. Allora, appena spuntate queste novità, anche noi medici abbiamo pensato, quantomeno sperato, avremmo voluto illuderci più che altro che l'energia prodotta da impianti a biogas e biomasse fosse l'inizio di un sovvertimento, passare dal fossile e dal carbone verso energie rinnovabili. Questo era l'auspicio. Invece no, non è così. Perché? Non è così perché in sostanza c'è stato un aumento recentemente, sempre la politica che va a dar fastidio, no? Sempre ai cittadini, c'è stata un'autorizzazione, così si chiama, integrata ambientale, che ha previsto la possibilità di aumentare il consumo di tonnellate, 900.000 tonnellate di carbone all'anno per essere bruciato per produrre corrente. E allora a che cosa serve autorizzare queste altre centrali biomasse, biomasse che siano? Anche conoscendo il fatto che una riduzione dell'inquinamento causato dal carbone ridurrebbe i disturbi respiratori anche nei bambini, perché questi sono studi pediatrici, anche perché ringrazio il collega dottor Gianni Girga che mi ha passato alcune diapositive, alcune slide. Questi sono degli studi scientifici sui bambini. Quindi pensiamo sempre a questo fatto, abbiamo addirittura aumentato di 900.000 tonnellate all'anno il consumo di carbone perché è autorizzato, perché è previsto. Quindi che dobbiamo fare? È tutta una bioballa. La combustione di metano e di gas, la combustione di metano e di gas non fa male a nessuno, perché il metano è un gas pulito, è un gas quasi inodore, un'altra bioballa. La combustione di metano e gas naturale causa la produzione di quantità molto alta di polveri ultrafini. Soffermiamo la nostra attenzione su ultrafine, non stiamo parlando delle polveri fini, particolato primario che abbiamo visto poc'anzi, che già di per sé è procancerogeno, eccetera. Stiamo parlando di polveri ancora più fini, dell'ordine della grandezza del virus dell'influenza come diametro, cioè di 0,1 micrometri. Questo chiaramente sono immagini a microscopio elettronico, altrimenti non potremmo mai vederle queste polveri. Queste polveri stanno anche in questa stanza, che stiamo respirando tutti, sono nell'aria e girano anche per mesi dal momento in cui vengono emesse dal camino della centrale, e finché non le respiriamo non si abbattono a terra, non si possono abbattere, e poi basta un colpo di vento e cominciano a rigirarci intorno. Ora, queste polveri ultra sottili, ultra fini, scusate, sono, anche in base a questi studi scientifici pediatrici anche di colleghi esteri, sono le più tossiche esistenti per l'essere umano. Ma quello che è anche da capire, che è molto importante, che non esiste, questo è, si deve rispondere ai vari imprenditori, che ogni centrale, la loro, è quella più alta tecnologia, la loro, che ha dei filtri di loro, che sono i migliori in assoluto, non sono come quelle degli altri, eccetera. Nessun studio scientifico ha mai dimostrato l'efficacia di qualsiasi filtro industriale che possa trattenere le polveri ultrafini. Non esiste, non esisterà mai. Dal punto di vista dell'inquinamento, anche l'Unione Europea definisce le polveri ultrafini il nemico pubblico 1 da più di 10 anni, che lo dicono in Europa. Però poi chiaramente anche l'Europa è un po' come l'Italia, sembra il paese di Pulcinella, come diceva il professore mio, perché si sanno tutte queste cose da oltre 10 anni, però ci sono poi gli incentivi europei, incentivi statali che paghiamo sulla bolletta, eccetera. Quindi grandi concorrenze, grandi bioballe. Queste polveri ultrafini sono stati fatti altri studi, questi sono gli studi inglesi,
dei bambini sani. Cioè, perché questi bambini sani? Perché sì, perché bisogna vedere che cosa, se dei bambini sani avessero già dei depositi nei polmoni di tipo carbonioso. E quindi questi bambini sono stati esaminati, anche dell'esame dell'ispettorato, eccetera. Adesso non mi sto ad entrare nel tecnico, se no fino a qui. Nessun bambino era sintomatico, cioè non presentava nessun disturbo a carico delle vie respiratorie, si sono studiati nel 2001. E quindi questi bambini che sono stati riscontrati positivi, cioè che avevano queste polveri ultrafini nei loro polmoni, sebbene asintomatici, cioè clinicamente sani, sono stati un po' paragonati un po' ai canarini che si utilizzavano un po' diabolicamente, se vogliamo, nelle miniere per accorgersi poi delle emissioni di metano, quindi moriva il canarino e si salvava l'uomo, perché se ne accorgeva e scappava. E questo potrebbe far riflettere ancora di più che appunto già nell'età pediatrica cominciano i nostri figli ad avere nei loro polmoni queste polveri ultrafine. Gli inceneritori, in ultimo, sono anche dei produttori di rifiuto, che vuol dire? Che non solo bruciano ma producono rifiuti. Infatti nella combustione si formano nuovi rifiuti molto tossici sotto forma sì di gas, abbiamo visto, ma tonnellate, parliamo di tonnellate all'anno, ma soprattutto di ceneri, perché tutte le tonnellate bruciate di legname vengono convertite poi in un terzo di peso in ceneri. E queste ceneri poi, fra l'altro, ci sono anche altre sostanze tossiche intrappolate nei filtri, perché i filtri ce l'hanno, ma sicuramente non sono polveri ultrafini trattenute, però queste ceneri poi non si sa mai che cosa farci. E sono altamente nocive, sono rifiuti provvisti speciali, particolari, adesso che dir si voglia non vengono classificate, e quindi originano dalla combustione di questo legname. La preoccupazione particolare sta nel fatto pure che a volte queste ceneri vengono utilizzate nell'edilizia, cioè ci fanno dei mattoni, ci fanno qualcosa nell'edilizia, che comunque contengono metalli pesanti, molto tossici, tra cui il mercurio, il piombo, eccetera. Questi, negli anni, questi materiali si possono sfaldare e rilasciare nell'ambiente, ma stiamo parlando di ambiente domestico, minacciando la salute pubblica, perché il piombo, il mercurio, eccetera, sono dei metalli altamente procancerogeni. Ora, questa, tanto per fare un sorriso, anche la natura si è scocciata, che questa è una patata che è venuta, diciamo, una forma singolare, come dire, la natura mi sono rotta puntini puntini, e quindi prendiamo atto che anche la natura non ne può più. Quello che dico io, in sostanza, è che l'aria, l'acqua e il terreno sani sono le fondamenta del palazzo della nostra salute. Purtroppo l'uomo lascia sempre più la propria impronta, che a differenza degli animali, che è un'impronta pulita, quella della gente nella parte sottostante parla da sola, purtroppo. Io terminerei dicendo, ecco, questo, quello che stiamo facendo noi, sono i convegni, questo è il convegno nostro del 10 aprile ultimo scorso a Tarquinia contro la centrale biogas, c'è stata un'affluenza di circa 250 persone, abbiamo parlato, abbiamo spiegato, la gente capisce, ma è importante continuare a farlo. Per questo io ho messo, vedo che siete ben organizzati, anche una diciamo, pubblicità per l'incontro del 18 maggio, diciamo, coordinato dal professor Corti, da Terre Nostre, a livello nazionale. Sarebbe importante partecipare il più possibile, perché dobbiamo dimostrare con la presenza, con questa marcia dopo il convegno, che non ne possiamo più di essere sfruttati fino all'osso. Grazie. Grazie al dottor Bandi. È arrivato anche Eligio Donvolillo, il sindaco di Pozzigna, lo invitiamo se vuole intervenire. Con Eligio. Grazie Eligio di essere venuto. Qualche intervento già programmato, no? Allora, se sono finiti, innanzitutto buonasera a tutti. Mi scuso di essere arrivato in ritardo, però ho ascoltato parte della relazione del professore o dottore, quello che sia, dottore. Argomenti che conosco e condivido come medico, oltre che come sindaco, poi specialista in medicina del lavoro, maggiormente queste tematiche dell'igiene ambientale, dell'igiene, sentito particolarmente.
Poi oggi sono particolarmente incazzato, la parola adatta, perché ho partecipato questa mattina all'incontro per la chiusura della Sapa, no? Un'azienda del nostro territorio, e fra poco vi lascio perché alle 9 devo partecipare ad una trasmissione con i lavoratori per sensibilizzare su questo evento, insomma su questa lotta che dobbiamo fare per cercare di non far chiudere questa azienda. Per cui la mia doppia incazzatura è dovuta a aziende, diciamo, che riteniamo valide per il nostro territorio, chiudono, e poi siamo subissati, no? I miei assessori e anche Giorgio Librarato, che di vecchia data ci siamo impegnati su questi temi, siamo subissati continuamente, avete anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe, l'assessore Bottone, siamo sempre di richieste di nuove centrali che vogliono insediarsi sul nostro territorio. Poi territorio geografico, però poi territorio comprensorio che va oltre i confini di Pontinia, perché le polveri sottili, ultrafine, come le vogliamo diavolo chiamare, quelle non hanno confini geografici. Abbiamo vinto la battaglia della Turbogas e stiamo portando avanti la battaglia contro la centrale biomasse di 40 megawatt. Devo dire che alle casse dell'erario comunale costano anche parecchio ai nostri cittadini, perché ricorsi contro ricorsi, però portiamo avanti questa battaglia. E quello che invece vedo con una certa preoccupazione, questo è fiorire di queste piccole centrali a biomasse. Poi se vai a vedere la normativa, quello che possiamo fare per opporci, cioè non detto da me ma detto anche da esperti, da avvocati o da altre persone che studiano la materia, il legislatore è stato abbastanza, ha usato la mannaia, no? Per tagliare la testa a chi si oppone. Gli strumenti, poi un sindaco ha gli strumenti, quello che offre la legislazione, quelle che offrono le leggi, che offrono, però alla fine vediamo che ti passano sopra. Abbiamo visto Giorgio quando andavamo alle conferenze di servizio per quanto riguarda la biomassa, dice vabbè, ma voi esprimete il vostro parere negativo, basta che lo esprimete, andiamo avanti uguale. Noi lì abbiamo fatto con l'Istituto dei Tumori di Genova un buon lavoro, abbiamo portato la nostra documentazione, adesso è in fase di contenzioso legale, speriamo di vincere questa battaglia. Non passo indietro sulle piccole centrali biogas, cioè, ecco, queste secondo me la normativa ci dovrebbe un attimino aiutare. Proprio io ritengo nel nostro territorio come Pontinia quel biogas che possa derivare da elementi tipo degli escrementi o delle iniezioni bufaline e bovine, io le ritengo logiche, perché vanno a togliere un inquinamento, perché le deiezioni stesse, se lasciate sparse nei campi, possono essere fonti di inquinamento. Ma al di fuori di queste prettamente aziendali, io ritengo tutto il resto che facciano parte di una speculazione, come abbiamo sostenuto anche ai vari incontri con gli altri sindaci che abbiamo avuto a Maenza, Giorgio, io penso la nostra posizione sia questa, contrarietà assoluta, non so se si sono pronunciati altri amministratori, penso di ora no, contrarietà assoluta a queste centrali, sia esse a turbogas, sia esse a biomasse, e anche a biogas che abbiano un'indole prettamente speculativa, perché l'energia in un momento anche di riflessione economica in cui si consuma meno energia, andiamo a produrre energia
mi sembra, è come produrre le armi in abbondanza in tempo di pace, insomma veramente è un controsenso. Ecco, per cui l'amministrazione comunale sarà sempre sensibile e a fianco a tutti i comitati, si farà essa stessa a promotore come abbiamo fatto nel passato su questi temi così importante per la salute, ma oltre la salute anche l'economia del territorio, perché quando si vanno a installare, insediare delle tipologie di aziende, ovviamente danneggiano quello che noi privilegiamo, l'agricoltura, i prodotti DOC, i prodotti veramente buonissimi e di alta qualità del nostro bellissimo territorio. Io vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione insieme ai miei collaboratori appunto per qualsiasi battaglia. Se bisogna rimboccarci le maniche, ci rimboccheremo anche le mani. E mi scuso se vi devo lasciare, però era importante per me salutarvi. Ripeto, vi dico dove sto andando, in quell'altro, in altrettanto importante, per cercare di tutelare una nostra azienda. Alle 9 inizia la trasmissione Lazio TV insieme ai lavoratori e ai sindacati. Qui è un appuntamento in cui non posso mancare. Vi ringrazio per l'attenzione.